Da lunedì orario festivo invernale e potenziamento del bus a chiamata in tutto il Levante. ATP Esercizio ha rivisto completamente il servizio estendendo l'orario festivo invernale a tutti i giorni della settimana e a tutte le linee. Dal 30 marzo attiverà anche il trasporto a prenotazione chiama bus da lunedì a venerdì con modulazione giornaliera dalle 5 alle 19. Gli interessati possono chiamare il numero verde 800 499 999 attivo dalle 8 alle 12. L'azienda propone questo tipo di servizio, attua il servizio praticamente ridotto nella versione massima, ovvero servizio festivo, ad eccezione di piccole località, esempio Santo Stefano Davito, dove il servizio resta invariato perché le corse festive non corrisponderebbero alle esigenze di mobilità. E poi mette in campo 24 autisti a chiamata distribuiti nel suo bacino, che è estremamente grosso, perché noi abbiamo una rete, lo ricordo sempre, di 1500 km che va da Levanto a Cogoleto. Sono 24 autisti a chiamata e un call center dedicato. E praticamente un utente che non trova la soddisfazione nel servizio di tipo tradizionale ha questo tipo di servizio flessibile al massimo affiancato. La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno precedente l'effettuazione della corsa. Queste saranno effettuate di norma in base all'ordine di prenotazione. L'utente sarà richiamato per la conferma della prenotazione e dell'orario della corsa e in ogni caso dovrà avvisare in caso di disdetta. Inoltre dovrà avere con sé l'autocertificazione per giustificare lo spostamento. Le tariffe applicate saranno quelle abituali, senza supplementi. Per informazioni rimangono operativi anche il canale Telegram, sia il numero dedicato 0185 37 33 23. Non è escluso che nei prossimi giorni ci possa essere anche un potenziamento della modalità del bus a chiamata. Potrebbe succedere che sono insufficienti, l'azienda è disponibile ad integrare. Ovviamente il recupero è stato fatto sulle linee turistiche perché ormai non hanno più nessun tipo di valenza, esempio Portofino, esempio le nostre costiere, e abbiamo investito tutto sul servizio a chiamata. Speriamo di intercettare fin da subito i fabbisogni dell'utenza, soprattutto quella appunto che ha il diritto e il dovere di recare sul posto di lavoro, se ci siamo riusciti bene, altrimenti andiamo a ritardarlo per la prossima settimana.